Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso devo parlare di uno dei casi più misteriosi dell'epoca contemporanea. Correva l'anno 2012, nel mese di gennaio, che in alcune parti del mondo, come Bielorussia, Russia, Ucraina, Repubblica Ceca, Cile, Messico, Stati Uniti, Canada e anche Germania hanno avvertito degli strani rumori e degli strani ronzii in cielo. Questi strani rumori e questi strani ronzii venivano chiamati anche rumori dell'Apocalisse o rumori del cielo. Forse per rumori del cielo identificati come quegli squilli di tromba che c'è scritto nell'Apocalisse che molti degli angeli hanno suonato. E il fatto di questi suoni, secondo la NASA, sarebbero sarebbero dei rumori del pianeta Terra provenienti dal sottosuolo terrestre. Secondo i complottisti, dicono che questi rumori sono per causa dell'ARP, un macchinario che i poteri forti hanno costruito in varie parti del mondo per influenzare il clima ed il meteo. E quindi l'ARP produce questi rumori molto strani e molto agghiaccianti in cielo. Altri dicono che si trattava semplicemente di un trattore agricolo, ma questa teoria io non tanto ci credo. Al massimo credo di più che sono stati degli extraterrestri a fare questi rumori, ma comunque il rumore del cielo, questo strano ronzio molto agghiacciante che somiglia tanto a quello di una balena maschio in cerca di amori, è qualcosa di cui nessuno sa la verità. Si sa solo che la NASA conferma che sono rumori del sottosuolo terrestre, così come ce li hanno tutti, ogni pianeta e ogni satellite ha dei propri rumori. Questo l'ho saputo guardando il canale in televisione Focus TV della televisione, della Discovery Channel, che è una grande corporation. I suoni del cielo, questi suoni agghiaccianti che ho sentito anche su YouTube, mi fanno ricordare anche a dei suoni delle profondità abissali marine chiamati bloop, che secondo il mio parere sono mezzi di comunicazione delle sirene, di queste scimmie marine, come le chiamano adesso, di questi esseri umanoidi muniti di pinne per stare bene nelle profondità oceaniche, che si comunicano con i bloop. Per altri, i bloop sono semplicemente rumori del sottosuolo oceanico, oppure che richiamano a una creatura lovecraftiana, il mito di Cthulhu. Prendete quello che vi sto dicendo, appare di un'anteriore favola moderna, ma fatevi anche voi una cultura. Con questo è tutto, un abbraccio dal gran mitico.